Vorrei ringraziare i medici, le caposale, con le loro infermiere e infermieri, i responsabili, il personale a cui è affidata l'igiene delle strutture. Si sono dati da fare proprio tutti, no? Vorrei che questo fosse chiaro, che la Chiesa diocesana vede con grande riconoscenza questo senso di responsabilità che il Paese ha mostrato. In questo difficile momento di pandemia da Covid-19, il Vescovo di Arezzo Cortone Sansepolcro, Riccardo Fontana, inizia con un ringraziamento proprio ai medici e ai sanitari l'incontro con la stampa nella sala del Vescovado di Arezzo per lanciare il suo messaggio in occasione della Santa Pasqua. Non dimenticate i segni della Pasqua, dice, l'olivo e l'uovo, e poi ringrazia i sacerdoti della diocesi. Vorrei ringraziare tutti i miei preti. Ce n'è uno che si è staccato dal suo posto. Anche quelli che venivano da lontano, che potevano riandarsene tranquillamente a casa loro, sono rimasti tutti al pezzo. Hanno fatto un sacco di complicanze che io capisco fino a un certo punto. Non si possono dare i rami d'olivo, perché se no mi è difficile capire perché si possano prendere carciofi al supermercato sulla montagna di carciofi, si possono prendere carciofi e non si possono prendere rami d'olivo. Comunque hanno stabilito in tutta Italia che non si danno, e va bene, li benediciamo lo stesso, li teniamo da parte, appena si potranno dare, chi li vuole li viene a prendere. L'altro segno importante, molto aretino, molto toscano veramente, è il segno dell'uovo. L'uovo, a condizioni normali, se c'è la ghioccia di mezzo, dopo un po' di settimane si apre e viene fuori la vita. Il segno dell'uovo, scambiarsi l'uovo, vuol dire credo nel Signore risorto. Ognuno a casa sua se la inventa come gli pare. Ecco, però è un segno importante, senz'altro. Non è che si benedicono l'ovi per televisione o si fanno, va bene. Il segno parla solo per chi vuole usarlo, no? Ed infine un ringraziamento al grande cuore degli aretini in questo momento di difficoltà per il supporto che stanno dando alla Caritas. Ci hanno chiuso le chiese, ma la carità non ce la chiude nessuno, va bene? Basta non mettere il cartellino a nessuno, ma gli aretini a fede ce l'hanno. Sono questi i momenti in cui viene a galla i segni. No, questa è una bella città, amici. C'è una radicata, le cose che contano ci sono. Oggi è una giornata di sole, bella, sì. No?